Salve a tutti, io sono Gabri Costa e in questo video voglio spiegarvi come sono fatti i livelli e i personaggi giocabili da usare. Allora, questi sono i livelli del gioco Tartarughe Ninja Wrath of the Mutants. Dovete farli tutti. Dovete fare Parco Divertimenti, Fogne, New York, TCRI e Dimensione X per sbloccare l'ultimo livello. Se volete raggiungere Shredder ed eliminarlo una volta per tutte. Però potete fare aumentare anche i punti. Questo gioco ha dei punteggi, così capirete quanti punti avete fatto. È vero, ci sono i punteggi per vedere chi è stato più bravo. Ok, detto i livelli, ora passiamo ai personaggi giocabili. Allora, se volete selezionare un personaggio giocabile, potete farlo pure. Avete solo 4 tartarughe: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. Ma non dimenticate che ogni tartaruga ha il suo potere e ha anche il suo colore preferito. Dovete scegliere quale personaggio vi piace di più. Ok, io ho detto tutto in questa recensione, in questo video vi ho spiegato solo i livelli e i personaggi giocabili del gioco Tartarughe Ninja Wrath of the Mutants. Non c'è altro da aggiungere. E poi, quando fate questi livelli, non dimenticate che Metalhead e Leathered sono i vostri aiutanti, però dovete sconfiggere un sacco di nemici e parecchi boss. Sono molto felice e contento di avere questo gioco. Ora ho il mio ed è il momento che abbiate il vostro. Da Gabri Costa, un arrivederci e grazie per avermi seguito. State bene e godetevi la vita e anche il gioco. Arrivederci. Ora iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. E poi io sono sempre su YouTube. Ciao cari amici followers, cari ragazzi.